dire, per guardarci in volto, perché abbiamo fatto questa attraversata tutti quanti assieme. E un saluto innanzitutto a nome della comunità che rappresento, sono il sindaco di Mattinata. Abbiamo voluto questa visita straordinaria all'abbazia di Monte Sacro in occasione di questa idea comune, voglio dire, che è venuta ad Antonio Santamaria, ad Antonio Latino, alla stessa amministrazione comunale, di creare un comitato che in maniera anche spontanea, se vogliamo, sta facendo un lavoro di aggregazione importante, perché l'intenzione è quella di promuovere l'abbazia di Monte Sacro come luogo del cuore FAI. Ed ecco perché abbiamo avuto qui vicino a me la dottoressa Maria Luisa Di Ippolito, è importante. E voglio preliminarmente un piccolo ringraziamento, piccolo, grande dico ringraziamento ai ragazzi della Woodcraft che ci stanno dando una mano anche per ciò che attiene alla logistica. Saranno molto importanti per il percorso che questa amministrazione, che questa comunità si è data di riscoperta, di valorizzazione del nostro paesaggio, voglio dire, che è la nostra, no? La nostra caratteristica più importante, il paesaggio di Mattinata, quindi la natura e la sua vocazione turistica. Infatti stiamo predisponendo un sistema di accompagnamento sui sentieri che ci stiamo impegnando in qualche modo a mappare e a segnalare, quindi faremo un accordo molto molto importante per rendere fruibile questo territorio, perché l'idea è quella di recuperare l'identità del nostro territorio. E siamo partiti da Monte Sacro, che è uno dei presidi monumentali e storici più importanti. Cito un messaggio del presidente del Touring Club italiano, Franco Isetti, che è amico di questo paese, di questa comunità, ed è anche amico personale. L'idea è quella di recuperare l'identità dei posti, perché abbiano in maniera riconoscibile una vocazione turistica, e noi l'abbiamo, una riconoscibilità turistica, noi ancora non l'abbiamo completa, perché tutto questo ti consente di uscire dal tritatutto della globalizzazione. O hai un'identità territoriale oggi, o hai una tradizione riconoscibile, o hai una storia riconoscibile, o sei fuori dal circuito turistico. Mattinata ha una vocazione turistica, ha una potenzialità immane, a mio giudizio. Sono 2 anni e mezzo che guido questa amministrazione e mi rendo conto giorno per giorno che questo è un paese che ha grandi potenzialità. Noi siamo in Puglia, la Puglia è questo, la Puglia è territorio, la Puglia è mare, la Puglia è masserie, la Puglia è natura, su questo noi dobbiamo puntare, su questo noi stiamo puntando. Allora l'idea di accompagnarci con persone che hanno sensibilità, che sono affezionate al nostro territorio, e abbiamo voluto individuare questo titolo, cioè questo titolo che giustifica il fatto che noi tutti siamo assieme. L'idea del riconoscimento del FAI, perché Mattinata attraverso Monte Sacro assuma, voglio dire, la notizia nelle cronache turistiche, nella riconoscibilità, e questo è un lavoro che stiamo facendo anche grazie alla collaborazione che tanti di voi ci stanno dando nei luoghi in cui vivono, nei luoghi di residenza. Tanti amici dalla Sicilia alla Val d'Aosta, al Trentino, si stanno impegnando a raccogliere migliaia e migliaia di firme. Io posso affermare oggi che davvero il nostro percorso è importantissimo dal punto di vista dei riscontri. Quindi con questa idea di, attraverso Monte Sacro, di ripartire con Mattinata, questo è ripeto, uno dei presidi più importanti, e storicamente Antonio Latino, che tanto sta dando, voglio dire, per questa causa, potrà fare una ricostruzione storica di questo importantissimo monumento al territorio, un monumento che ha già un progetto di intervento che esiste da qualche annetto, che si è perso nei meandri delle strutture tecniche del Parco Nazionale del Gargano. C'era anche un finanziamento che si è perso per strada, un progetto che noi, a seguito di una eventuale, voglio dire, affermazione come luogo del cuore, vogliamo riprendere, ed è un progetto che non prevede interventi di natura strutturale su quello che c'è. Non ce lo possiamo permettere, non possiamo neanche pensarlo, voglio dire. Prevede solo una riqualificazione del sito, voglio dire, antistante all'abbazia,
prevede un miglioramento con interventi di ingegneria naturalistica del percorso che ci ha portato qui, di quella mulattiera, solo con inserimenti magari di legno o di quant'altro sia compatibile, voglio dire, con quello che c'è. Tutto questo potrà avvenire, ed è la nota più importante che vi voglio comunicare, perché questa amministrazione comunale ha ripreso in maniera fattiva, concreta, i rapporti con il Germanisch National Museum. C'è stato uno scambio negli ultimi 4-5 mesi con il direttore di quell'importantissimo museo europeo. Perché? Perché i professori dell'Università di Norimberga, gli archeologi dell'Università di Norimberga, tra gli anni 70 e gli anni 80, sono stati qui, hanno fatto uno studio importantissimo, durato quasi 10 anni, e quindi hanno potuto ricostruire con due plastici in legno l'abbazia nella sua dimensione naturale originaria. Siamo d'accordo, una delegazione da mattinata partirà tra gennaio e febbraio, stiamo aspettando solamente il giorno, partirà e ci sarà la consegna, la donazione dei plastici dell'abbazia di Montesacro da parte del National Museum di Norimberga. Ospiteremo poi il direttore e gli archeologi di Norimberga qui nei primi di maggio, in concomitanza con la fioritura delle orchidee spontanee, che sono, voglio dire, quindi, voglio dire, c'è un'idea complessiva, strutturata, voglio dire, che dovrebbe ridare, ecco, immagine e slancio al nostro paese. Vi ringrazio, innanzitutto vi ringrazio di essere qui, e avrò il piacere di conoscere chi fino ad oggi, voglio dire, non avevo ancora tanti volti noti, quindi ringrazio innanzitutto per la collaborazione iniziale la dottoressa Maria Luisa d'Ippolito, che da subito, come dire, ci ha dato quella iniezione di fiducia sul percorso. Sembra nulla, ma anche 3 mail, voglio dire, sono fondamentali, voglio dire, in queste attività, e tutti quelli che collaborano e stanno collaborando, voglio dire, a rendere ancora più corpose il numero delle firme che ci consentiranno, speriamo bene, di affermarci come luogo del cuore. E se così non dovesse essere, facciamo gli scongiuri, va bene comunque, perché siamo riusciti a fare una bella oggi. Assolutamente, siamo riusciti a fare comunque una bella cosa. Voglio adesso lasciare la parola ad Antonio Latino, perché dia a chi non ha conoscenza di questo importante sito quegli elementi di base per poter poi accompagnarsi in una visita guidata a quello che rimane, e rimandare magari a oggi pomeriggio, dopo che ci siamo ristorati con tutto quello che sarà tanto, voglio dire, ecco, quella sarà la sorpresa di una sorpresa. Oggi pomeriggio, rimandare ad oggi pomeriggio la leggenda della Mulegna. Vabbè, rimandarla ad oggi, perché è una cosa particolarissima, che invito tutti, chi non la conosce, ad ascoltare. Farà meglio comprendere, voglio dire, quanta magia in realtà questo posto, oltre a tanta spiritualità espressa in questi sensi.